È così che ci appare la galassia spirale NGC 1055 catturata dal Very Large Telescope dell'ESO. Questa galassia è circa il 15% più grande della Via Lattea, ma non mostra i caratteristici bracci vorticosi di una spirale perché è vista di taglio. Quando osserviamo le galassie di taglio, possiamo ottenere una visione d'insieme di come le stelle sono distribuite nella galassia e apprezzare l'altezza del disco relativamente sottile e la dimensione del rigonfiamento centrale pieno di stelle. Una prospettiva di questo tipo permette agli astronomi di studiare la forma complessiva del disco esteso di una galassia e di studiarne le proprietà, come per esempio la distorsione, una delle caratteristiche che troviamo in NGC 1055 a circa 55 milioni di anni luce da noi nella costellazione della Balena.